il pieno l'ho fatto. Questa è la Ferrari SF90 Spider, la prima scoperta del cavallino a potersi muovere in elettrico nel pieno silenzio. E poi è la decappottabile più potente che abbia mai varcato i cancelli di Maranello. Ma che cosa significa guidare nella vita di tutti i giorni una supercar ibrida da 1000 cavalli e oltre 470.000 euro? Iscrivetevi al canale. Sì, la SF90 verrà scelta a tetto aperto da chi vuole andare veloce, certo, ma non alla ricerca delle prestazioni a tutti i costi, magari invece godendosi la strada, che sia di città, lungo la costa o in collina. E allora, dal momento in cui non guiderò in pista, e visto che Giuliano ha già provato la stradale e Andrea l'assetto fiorano, io posso fare una prova diversa. Se c'è una cosa che sanno fare bene da queste parti, oltre alle auto e oltre al cibo, sono i dossi dissuasori. Vediamo se li saprò affrontare altrettanto bene. Dossi a parte, fa impressione pensare a come un'auto di questo tipo, con cerchi da 20 pollici e spalla 35 davanti e 30 dietro, possa essere confortevole. Il merito delle sospensioni adattive è al comando per i fondi sconnessi, che riescono a trasformare una delle rosse più performanti di tutti i tempi in un'auto adatta alla maggior parte delle strade. Poi, ovvio, non può mancare una classica prova di carico. Abbiamo parlato di usabilità tutti i giorni, allora io voglio fare una prova di capacità di carico. Chiaramente il pozzetto è questo anteriore. E in questo caso ci sono anche un po' di accessori, tra cui i cavi di ricarica. Io sono venuto preparato, mi sono portato il trolley. E voilà! Direi che per un weekend non ci sono problemi, certo magari bisogna lasciare qualcosa a casa. Nel mio caso specifico, oggi io mi sono portato un bagagliaio di supporto. Dal momento in cui passerò un'intera giornata con la SF90 Spider, posso togliermi un po' di curiosità. Per esempio, quanti chilometri farà in elettrico? Sentite che silenzio? Ecco, la casa dichiara 25 km grazie a una batteria da 7,9 kWh posizionata sotto i sedili. Staremo a vedere. Tra le campagne attorno a Maranello sono riuscito a fare 23 km. La cosa che però più mi ha sorpreso è la velocità con la quale la carica della batteria sale una volta che era azzerata. Si vede che il V8 ha energia da vendere anche in questo senso. Ovviamente arrivo io a Maranello a guidare una Spider e comincio a piovigginare, ma non mi fermerà neanche questo, in tutti i sensi, visto che il tetto è azionabile fino ad una velocità di 45 km/h. Se già turbini e fruscii sono ridotti al minimo col tetto aperto, quando è chiuso l'isolamento è eccezionale. Si chiama RHT, cioè Retractable Hardtop, e tra l'altro compie 10 anni perché è debuttato nel 2011 sulla 458 aperta. Questa chiaramente è un'evoluzione ed è un piccolo capolavoro di ingegneria. Prima di tutto perché è in alluminio e quindi è molto leggero, ma ancora ha un volume molto compatto di 100 litri. Si apre in 14 secondi e dal momento in cui è stato adottato questo lunotto particolare, beh, tutti i flussi aerodinamici sono stati rivisti, ma non solo. Dal momento in cui in questo vano motore si sprigionano temperature vicine ai 900 gradi, allora queste feritoie sono state predisposte così in maniera circolare affinché facciano da effetto camino e portino via tutta l'aria calda. Una curiosità è dai tempi della F430 che un V8 in bella mostra non c'era su una Spider. La SF90 Spider condivide in tutto e per tutto il powertrain con la versione chiusa, la stradale, e questo significa che il suo V8 montato in posizione posteriore centrale è il più potente che sia mai stato montato su una Ferrari, con 780 cavalli a 7500 giri e una coppia massima di 800 Newton metro. E poi ci sono altri tre motori elettrici, uno è posizionato proprio tra il V8 e il cambio automatico a 8 rapporti, e davanti invece ce ne sono due,
ciascuno dedicato a una delle ruote anteriori. Oltre a dare la trazione integrale, la sella anteriore con torque vectoring che gestisce la coppia tra ruota esterna e interna riscrive le leggi e le sensazioni dell'inserimento in curva. La dinamica è così naturale che è come se seguisse i movimenti del tuo corpo, un'istintività sorprendente che annulla inerzie e ritardi grazie allo sterzo più diretto che sia mai passato tra le mie mani. E non c'è niente che faccia pensare ad un aumento di peso dovuto al tetto apribile. Con un lavoro mirato alla sezione dei brancardi, la rigidità della Spider è paragonabile in tutto e per tutto a quella della coupé, e l'agilità garantita dall'anteriore elettrico è stata quantificata dai tecnici Ferrari in un alleggerimento di 200 kg. Quando poi pensi di averne già provati altri, ci pensa questo doppia frizione a 8 rapporti a farti capire cosa è davvero un cambio automatico rapido. La marcia successiva è già dentro quando ancora il tuo cervello non ha finito di dare l'impulso di azionare i paddle. Per capirci, servono 200 millisecondi. Con questa coppia e questa potenza in gioco, inutile dirvi che la SF90 Spider è la cosa che più si avvicina ad un missile terra-terra sulla quale sia mai salito. Giusto per capirci, in 7 secondi si è fiondati a 200 km orari, per i 100 ne bastano 2,5. Numeri che fanno paura e che su strada è difficile, anzi impossibile, potersi godere. Eppure mi ha stupito quanto docile può essere la Spider, magari guidata con un filo di gas, o meglio di corrente se la modalità è quella ibrida, e nel silenzio, perché la connessione totale che hai con la macchina la enfatizzi con l'ambiente esterno. Quando il vuoto alza la voce, il sound, beh, c'è, corposo, roco, un po' soffocato, magari non fa accapponare la pelle, quello no. Tutto questo turbinio di sensazioni che, come ho detto, la Spider esalta, passano per un approccio nella progettazione dell'abitacolo che mette il pilota al centro. Occhi sulla strada, mani sul volante, questo è il mantra che si ripetono in Ferrari quando sviluppano un cockpit, e quello della SF90 è figlio di questa filosofia, con tutti i comandi principali disposti sul volante e la strumentazione, sia quella digitale sullo schermo da 16 pollici ricurvo, sia quella dell'head-up display che è molto minimale e essenziale nel mostrare le informazioni, che sono sulla stessa linea dello sguardo della strada. Non può mancare chiaramente il manettino, che però viene affiancato dall'e manettino con le modalità di guida ibride, la guida completamente elettrica, ma anche la modalità performance, l'auto si accende subito, e la modalità qualify per avere il massimo della potenza. Gli altri comandi invece sono integrati su questa piccola plancia a destra per la climatizzazione e sulla sinistra per gli specchi, le luci e le telecamere. Ma poi voglio farvi vedere questo, è un tributo al cancelletto delle Ferrari manuali di una volta, e sono stati integrati i comandi per la retro, il cambio automatico manuale e il launch control, e infine la chiave, che è un vero e proprio gioiello di design personalizzabile che va ad arricchire l'abitacolo della SF90. Non apriamo il capitolo personalizzazioni. Si può giocare un po' col configuratore per avere un'idea, ma le possibilità vanno molto oltre e sono pronte ad assecondare ogni capriccio. Non è tutto giallo Monte Carlo ciò che luccica. Ho trovato due piccoli dettagli che non mi hanno convinto. I tasti a sfioramento non sono sempre infallibili, e poi sul parabrezza, a seconda delle situazioni, si creano molti riflessi fastidiosi. Ma parliamo di dettagli, solo dettagli che non intaccano minimamente il senso di onnipotenza di questa opera di tecnica. Per rispondere alla domanda iniziale, com'è una giornata a bordo di una Ferrari SF90 Spider? Beh, facile. È una giornata stupenda.